Beh, io ho cominciato, avevo 6 anni al Teatro Valle di Roma, ho debuttato nel 1909 in una commedia di Napoli Vita. La commedia era I guai di un ministro e la compagnia era quella di Edoardo Scarpetta, l'inventore di Felice Chaussiamò, che è un grandissimo attore napoletano. Io in quella commedia dovevo figurare e rappresentare un bambino che frequentava la scuola del paese. La vostra attività artistica, vero? In teatro, in televisione, in cinema, avete dato vita a dei personaggi prevalentemente poveri, vero? Vittime, ma proprio poveri di soldi. C'è la ragione, c'è, perché in teatro la miseria è il vero copione della Ah, comicità. No, giusto, che poi diventa tragedia. è già una tragedia, perciò Di si ride. Il padrone di casa ieri sera mi ha Di detto di sera, ma ricordarvi che ancora non gli avete pagato il mensile. ah, senti questo padrone di casa. Ma quanto è noioso, ma che cosa crede che si voglia scappare? Ma chi vuole scappare? Oh, e poi potrebbe mantenere la promessa, no? Quando concludemmo il contratto di affitto, lui disse, promise, è vero, che avrebbe pensato per gli accomodi necessari. Farò il parquet, farò il bagno, quale bagno? Qui ci piove, lo sai che qui ci piove. Non so che dirvi io. Poi, perché si lamenta? Noi appena un mese gli dobbiamo, un mese. Ma voi soltanto da un mese state qui, da un mese. E credo che non ci staremo di più. Mi Ah, sembra questo uno sì, studio di pittura e scultura. Bella figura che facciamo con i clienti. Per Lo sai che carità, per volendo carità. potremmo fare causa al padrone di casa. E gliela farei. E Qui non come? viene un cliente. E chi deve venire? Ne vedi mai salire qualcuno? Mai. È naturale, è una stalla questa qui. E beh, fate come volete. Comandate niente. Comandate niente. Avremmo da comandare, ma non fa niente. Buona giornata. Te lo sei preso il caffè? Da stamattina alle 6. Adesso sto cucinando. Ah, ecco. Ho sentito un odorino aprendo l'ingresso lì dalla tromba delle scale. Ho sentito un odore. Oggi pasta e fagioli con le cotiche. Pasta e fagioli con le cotiche. Edoardo, te la ricordi la pasta e fagioli? Io no, non me la ricordo più. No, io sì, con la pasta lunga. No, No, con la corta. pasta corta, i tubetti, il fagiolo entra nel tubetto, bella, si aggiusta lì. Adesso vado giù e appena tutto è pronto, io e mia moglie mi seggo, uno di qua, uno di là e. Vattene, va. Graziato che. Una spina di traverso qui ti deve andare. Sì, ti deve perforare la carotide. Tu com'è che riesci sempre a divertire con la stessa, diciamo, farsa? Ma perché io ho una tecnica particolare, perché io mi servo di un ritmo particolare. Ho capito, non per studio, ma per intuito, ho capito i misteri del teatro, le cose più nascoste, le ho capite da me. Non ho letto nessun libro. Certe cose che stanno scritte le ho vissute proprio. Com'è Ettore Petrolini, del resto, no? Certo, come tutti gli attori che hanno fatto la gavetta. L'animale, signor Federico, quello mi voleva mordere la mano a Ma me. come, mi butto il cane nell'acqua bollente? Ma appena appena una calata e un'arzata, signor Federico, proprio fatto così, in fretta e furia. E se lo sa la signora baronessa? Signor Federico, ma io non mi posso far mordere la mano. E se il cane è idrografico? Idrofobo. È idrografico? È Idrofobo. Idrofobo. Fotografo, fotografo. Ho perduto una paparella, com'era bella, com'era bella. Se correva pareva una palla, com'era bella, com'era bella. Ma che fa, non me la piglio, mi accontento di mia figlia. Quella è corta e storta e bassa, c'ha perfino il collo S, pare proprio una paparella. Bella, 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 bella. Quando corre assomiglia a una palla, è tutta bella solo per me. Quando corre assomiglia a una palla, è tutta bella solo per me. Quando corre assomiglia a una palla, è tutta bella solo per me. I tempi duri della mia carriera d'attore seguitarono fino al 1930, anno in cui assieme a mio fratello Edoardo, in società, mettemmo su una nostra compagnia di prosa,
alla quale in seguito si unì come scritturata anche nostra sorella Titina, e così creammo il Teatro Umoristico dei De Filippo. Uniti, presentammo con grande coraggio, poiché potevamo contare solamente sulle nostre magre, magrissime risorse finanziarie, un genere nuovo, un repertorio, un modo di recitare moderno, diverso dai soliti schemi falsi, mamma mia, ripetuti e risaputi, nei quali la maggior parte del repertorio italiano di quell'epoca s'era andato ammuffendo. Portammo con le nostre intuizioni, il nostro umorismo, diciamo pure una ventata d'aria nuova, e nacquero così tante commedie che molti di voi ricorderanno. Non eravamo molto adatti allo schermo. Lei crede? Sì, eravamo molto adatti invece al palcoscenico, al teatro, dove lo svolgersi del testo segue le reazioni del pubblico. In cinema questo non può avvenire. E allora nessun regista era capace, perché in fondo noi eravamo registi di noi stessi. Noi eravamo invitati nei mesi estivi a fare questi film. Ne avremmo potuto fare molti, molti in quell'epoca, perché ci cercavano moltissimo, ma noi avevamo più interesse all'attività teatrale. Mi sta portando il ragionier in giro, Belisario eh? Malvurio! Chi? Il ragionier Belisario Malvurio! Ah, Malvurio! Che fatelo? Fatelo! Il ragionier Belisario Malvurio! Sì! Il ragionier Belisario Malvurio! Sì! Il ragionier Belisario basta, Malvurio! Basta, Mazzanello, basta! E che deve venire il terremoto? Quello adesso c'era il sole, adesso c'era il sole, guarda! È sparito il sole! Fatelo passare, fatelo sì, passare! Commendatore! Maledetto, maledetto, adesso c'è il sole! Come dicono che sono passato? Commendatore, sarà una nuvola di passaggio! Ma che di passaggio? Quello è Malvurio che è di passaggio nel Rio, ne si capisce! Mazzanella, sì, venite qua, per carità, non perdete tempo! Sì. Andate di là e state tutti quanti pronti! Sì. Al minimo cenno di aiuto da parte mia, sì, correte tutti quanti qua! Sì. C'è, venga qui! Sì. E tenete avvisata la Croce Rossa, la Croce Verde e i Vigili del Fuoco! Andate, andate! Sì, è permesso? Avanti, avanti! Buongiorno, direttore! Buongiorno, buongiorno! Che fate? Vi sputate addosso? Eh già, secondo le vostre regole avete visto qualcosa che non va. Gobbe qui non ce ne sono. Beh, ma questo è uno scongiuro che si adatta per qualsiasi avversità. Anima del purgatorio. Anima che del tempo, purgatorio. Da un momento tempo all'altro. C'era un sole che spaccava le pietre. Al vostro arrivo qua chissà se ci salveremo da un secondo diluvio universale, chi lo sa. Siamo di marzo, è pazzo, lo già, sapete. La colpa è del marzo, è vero. E di chi? No, io lo so di chi è. Dite, che no? Non lo posso dire. Dite. Non mi provocate, per favore. Non è bello, non è carino. Accomodatevi. Grazie. Che venite da casa? No, dallo stabilimento. Ho domandato perché vedo che avete portato con voi l'impermeabile, l'ombrello, le calosce, la bombetta. Sì, sì, ho portato tutto con me da pronto, questa mattina. Pronto per lo sbarco. Da questa mattina tutto con me. Ah, ecco. Ah, sì. Avete previsto la pioggia, è vero? Ma commendatore, di questo mese sarebbe un'imprudenza uscire di casa senza l'ombrello, le calosce, l'impermeabile. Già, però comunque avete previsto la pioggia e questo è importante per quello che io sono costretto a dirvi. Non capisco. Da chi mi fu fatta la proposta dell'affare Baccelli? Da me per primo. Nell'affare Baccelli, ottimo per la mia azienda, non si conclude. Mi dispiace. Anche a me. Da chi mi fu fatta la proposta dell'affare Scognamiglio, che poi è finita in tribunale per inadempienza di contratto da parte mia? Da me. Da voi. Sei mesi fa, in occasione del mio compleanno, mentre io smontavo dalla mia macchina qui in cortile, chi mi venne ad ossequiare offrendomi un mazzettino di fiori, dicendomi con buona salute, commendatore, chi fu? Io. E che mi successe? Che io per prendere il mazzettino di fiori mi confusi, mi scivolai, cadde, mi spezzai una gamba, io sono rimasto 40 giorni a letto. Commendatore, il predellino della macchina era alto, voi non sapevate se scendere o salire. Io mi ricordo normale benissimo la vostra indecisione. No, io non mi lasciate continuare, ma prego, io commendatore. Oh, foste voi che un anno fa mi consigliaste di licenziare il mio impiegato De Biase, adducendo sul vostro rapporto scritto De Biase parla troppo e sottolineaste la parola parla. Sicuro lo sostengo. Lo sostenete? Parlava troppo. È diventato muto De Biase. Ah.